Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, dovrebbe essere il quinto video, se non erro. E oggi parleremo di una serie che sta andando forte oramai su Netflix, ovvero The Witcher. Questa serie si ispira a una serie di romanzi, ovvero ne sono 8, dal quale poi hanno tratto anche il videogioco. Come è stato girato, molte scene sono state girate in Ungheria, mentre in corso d'opera, soprattutto nella seconda stagione, sono state girate alle Gran Canarie. Avverto, allora, ci sono degli elementi spoiler all'interno di questa recensione, quindi se non avete visto ancora esattamente questa serie, mi duole dirlo, ma non guardate questo video. Tutta la saga di The Witcher bisogna partire che ha avuto degli intoppi durante la registrazione. La prima stagione è stata fantastica, effetti scenici degni di qualsiasi serie fantasy che si rispetta. La trama molto fluida, essendo anche 8 puntate, quindi serie molto breve, durata un'ora ogni puntata, quindi riesci a gustartela e non perdere soprattutto il filo logico della narrazione. Questa serie si basa su 3 personaggi in fin dei conti: Geralt di Rivia, ovvero per come l'abbiamo conosciuto noi sul grande schermo, l'uomo d'acciaio, colui che interpretava Superman, e Cirilla, ovvero la principessa, che poi si vedrà meglio in azione durante la seconda stagione. E naturalmente poi c'è anche la componente magica, ovvero Yennefer. Allora, questi 3 personaggi sono esattamente diversi l'uno dall'altro. Allora, il Witcher, ovvero il gran figo che è colui che va a caccia di mostri. Quindi la serie si basa principalmente su questo personaggio che, in fin dei conti, è un mercenario che uccide mostri a pagamento. Solo che poi si imbatte in una serie di complicazioni che hanno portato allo sviluppo della storia, dove poi incontra questa Cirilla, che è una principessa che poi diventerà una guerriera dentro alla seconda stagione. C'è da dire una piccola cosa. Allora, a cavallo tra la prima stagione e la seconda stagione è passato più di un anno, perché Covid permettendo non hanno avuto modo di poter registrare tutto, e quindi c'è stata questa complicazione nel poter svolgere regolarmente le riprese. Però Netflix cosa ha fatto? Furba Netflix. Allora, visto che è una serie che a quanto pare si protrarrà per molto tempo, ovvero in programma 7 stagioni, quindi adesso noi abbiamo visto esattamente i primi romanzi dal quale poi è tratta tutta la serie. Naturalmente non vi potete aspettare, a detta di chi l'ha vista, l'ha esaminata e ha letto anche i libri, naturalmente c'è una differenza tra quello che è scritto dentro al romanzo e naturalmente la versione cinematografica. Non si può pretendere che scrivano e facciano esattamente le riprese per come tutta la serie. Naturalmente lo devono riadattare per poter far sì che la storia sia fluida. Tra le 2 stagioni notiamo una notevole differenza a livello di effetto scenico. Nella prima stagione, bellissimo, altamente quotato, perfetto, grafica eccezionale, non si può dire nulla per come è fatto e per come è strutturato. Nella seconda stagione questi vengono amplificati, c'è stato uno sviluppo un po' massiccio nelle scene, e questo naturalmente vi fa rimanere incollati poi al televisore. Una cosa che pecca un po' è proprio il filo logico della narrazione nella seconda stagione.
non è proprio così chiara. Allora, che cosa hanno fatto quelli di Netflix? Tra le due stagioni, visto il periodo morto, hanno fatto uscire un film animato che si chiama The Witcher Nightmare of the Wolf. Uno può interpretarlo come classico anime giapponese, quindi sarà una palla vederlo o quantomeno seguirlo, bla 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 bla. Ma in realtà vi spiega esattamente come nascono queste figure, quindi se siete curiosi di vedere la serie per intero fino alla seconda stagione, il consiglio è quello di vedere la prima stagione, passare a Nightmare of the Wolf, e poi approcciarsi alla seconda stagione, in modo tale che voi potete avere un filo logico di tutta la narrazione. Raga, giustamente, ripeto, hanno dovuto accorciare un po' il succo. Secondo me, vale la pena vederlo? È una serie che avrà successo in futuro? Assolutamente sì. È una di quelle serie che, anche se la seconda stagione può sembrare la narrazione un po' smorta, però intanto accelera talmente tanto che poi di sicuro quando uscirà la terza stagione, perché la stanno già girando la terza stagione, visto l'enorme successo che ha avuto, nella terza stagione si pensa che la narrazione sia molto più fluida e ci siano addirittura altre scene un po' ispirate anche al videogioco, quindi si aiuteranno ancora di più con gli effetti grafici per rendere ancora più appetibile. Allora, io vi ho voluto descrivere una piccola parte di quello che è il mondo di The Witcher. Io ve lo consiglio. Alla serie si può dire che da oggi inizia a dare voti, soprattutto sulle serie, perché se non mi piacciono io lo dirò apertamente. A questa serie io do un voto di 7,5. Non gli do un 8 pieno, per il semplice fatto perché non mi ha entusiasmato durante la seconda stagione, perché a un certo punto è risultata un po' vaga, soltanto per una questione di narrazione. Ma come personaggi, come cast e come effetti grafici vale assolutamente la pena vedere questa serie. Quindi mi raccomando, collegatevi a Netflix. Se non avete Netflix, andate a casa di amici, organizzate le serate per vedervi The Witcher. E se vi è piaciuto, mi raccomando, scrivetemelo sotto nei commenti, e soprattutto se volete altre piccole recensioni, perché poi non voglio stare qua a fare il bombardone come fanno tanti, perché altrimenti dopo si perde il gusto di vedersi una serie, scrivetemelo sotto nei commenti oppure sul mio contatto Instagram, commentatemi, mandatemi messaggi e io farò di tutto per vedere le serie che voi proporrete e naturalmente darò una mia valutazione. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e rimanete collegati. Ah, una cosa, la campanella, così ogni sabato alle 13:30 quando esce il video vi arriva la notifica e voi andate a vedere il video, perché voi lo dovete vedere il video, vi dovete dare una mano a crescere su questo canale. Mi raccomando. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!